Bella a tutti ragazzi, ben ritornati. Ho preso questa bellissima mazza in questa cassa. Veramente bella, se devo dire, aspetta. È di ferro. Vabbè, comunque. Andiamo fatta missione. Andiamo a divertirti. Vediamo cosa Washington succede. sta tenendo un discorso. Forse potremmo farci un'idea delle sue reali forze. Vieni con me. Dai, Washington, su, fatti vedere l'uccello. Ma no, scherzo. Guarda che figo. Cittadini degli Stati Uniti, sono dinanzi a voi con umiltà. Il tuo cazzo è umile, Ogni volta che vaffanculo. osservo queste terre immense, vedo ognuno di voi soffrire. Già, soffrire e lottare per una vita migliore, un futuro migliore, un'America migliore. Ognuno di voi si sacrifica, si immola per questo grande paese, per la libertà. Perciò umilmente vi dico, il vostro sacrificio vi dà forza e non soffrite invano. Bravo, bellissimo discorso! Lo Bravo! so che la vita è difficile. Devastazioni della guerra, carestie, crimini, fardelli imposti dai sediziosi seguaci di Thomas Jefferson. Vai a Ma fanculo. noi abbiamo un grande scopo che ci unisce. E ci leva al di sopra di tutte queste difficoltà. Per noi, la repressione di questi ribelli non è altro che l'assaggio del banchetto che verrà. Cittadini, qui davanti a voi sento i 4 milioni di cuori americani battere in questo mio petto. Il tuo Per culo questo batto, ma dai. voglio annunciare un nuovo grande progetto. Stiamo radunando immensi eserciti. Stiamo addestrando delle potenti armate. Presto muoveremo guerra contro il nostro vero nemico, l'Inghilterra. Invaderemo le loro terre e le irrigheremo con il loro sangue. Sfrutteremo le braccia inglesi per coltivare i nostri campi e renderemo nostre schiave quelle genti. Tutti voi trarrete profitto dal sudore delle loro fronti. La nostra nazione si ergerà al ruolo che le spetta, il ruolo più importante. Siamo il regno più forte, siamo gli Stati Uniti d'America! Bravo! Bellissimo! Vabbè, basta fare il coglione, per favore. Ok. Se la cavo, con le parole. Sto stronzo di merda. Allora. Mo. Cosa devo fare? Ah, devo ancora incitare la popolazione. Su, su. Controllano anche. Allora, vediamo se abbiamo altre corde, sì. Ma, oh, Oh, bravo, oh. Grazie. Allora, uno. Poi, laggiù c'è una statua. Andiamo subito a distruggerla. Qua stanno facendo una rissa. Adesso prendo la mazza, Dio mio. E gli spacco il cranio. No, gli spacco il cranio, ragazzi. Inutile. Voglio vedere quanto cazzo è forte quest'ascia. Discreta. Discreta quest'ascia, ragazzi. Si devo dire, eh? Sì. Ciao, va. Poi. Ne impicchiamo un altro. No, non così, però. Allora. Sì, prima che ne arrivi uno, ciao. La verità, avanti.
Allora, prendiamo subito il pugno, sennò sta mazza gli spacchiamo i coglioni. Dai, su, bravo. Beh, cambia idea per un futuro migliore. Dai, su, mo c'è un altro. Su, su. Tiè, vaffanculo. Allora, qua c'è una guardia. Vediamo se sei da solo. Oh, sta picchiando le persone. Non va bene. Vabbè, ok. Adesso questo qui lo prendo. Di la verità, avanti. Vabbè. Ok. Quello? Che cazzo è? Eccolo qua. Allora. Tiè, boh, finito. Di già. Adesso dobbiamo ritornare laggiù. Devo tornare a casa. Via, via. Quindi qui sopra. Dai, cazzo, Connor, che facciamo la rivolta. La rivolta popolare facciamo. Dai, su. Bravo. Ok. Wow, cioè si fanno ammazzare così i coglioni, Dio mio, Dio mio. Allora, un passo alla volta. Dai, su. Mo? Che cazzo bisogna fare? Ah no, di madonna. Ah, che bello sto potere, oh. Fa un cazzo. No? Cosa? Oh. Ciao. Com'è? Un segnale. Il segnale. Dai, su. Cazzo. Para 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 cazzo. E tunde tunde cazzo. L'intera città è ormai pronta a insorgere. Almeno abbatteremo Re Washington. Credevo ciecamente in lui quando combatteva gli inglesi. Chi l'avrebbe mai detto? Ora farei qualunque cosa pur di rovesciarlo. È tutto pronto per quando darò il segnale? Ho un uomo al distretto militare. Saprà quali sono i punti deboli. Daremo il segnale d'inizio della rivolta e faremo saltare il loro deposito in un colpo solo. O allora, di qua. Ok. Per atti di tradimento contro il re e il paese, questi uomini sono stati condannati a morte mediante fucilazione. Oh cazzo. Tutti e due. Questa mi è piaciuta. Bene. Mi è piaciuta, Connor. Bravo, bravo. Dammi una stretta di mano. No, non mi puoi dare una stretta di mano, eh. Su, interagisci con questo qui. Ovviamente non glielo metterò in culo interagendo. Accidenti a te. Non potevi arrivare prima. Sbrighiamoci a innescare l'esplosione. Febe, ma non sarà facile arrivare a quelle polveri. Per come la vedo io, il piano migliore è dare fuoco a quella torre laggiù e poi farla crollare sul deposito. Io darò fuoco alla torre.
Tu sistema i barili di polvere alla base. E va bene. Allora. Ma vaffanculo, madonna, questi obiettivi di merda. Vieni qua. Ti spaccherò il cranio. Bloccatelo! Però! Oh, bravo. Vola, 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 vola la pemaglia. Dividetevi, trovate i ribelli. Ok. Polveri in posizione. Dai, su. Andiamo. Aspetta un attimo. Che serve la pistola qui? No, l'arco, la pistola. Bravo. Boom. No, ragazzi, la faccio tutti a cazzotti. Boh, è inutile. Mi avete fatto incazzare. Ma vaffa. Eh no, aspetta. Non ti fa così, però. Sì, ma che coglione, madonna. Oh, madonna, con un cazzotto. Cioè, è proprio reale sto gioco. Ma vaffanculo, va. Minchia, che nervi che mi fa venire quando muoio così, Dio mio. Per un cazzotto. Tutti i giochi muoio così.